Arriviamo da una vittoria fondamentale a Piacenza, che sia dal punto di vista della classifica sia dal punto di vista del morale ci ha dato una grossa spinta, perché aver vinto significa aver messo dei punti di distanza tra noi e Piacenza e il 2-0 negli scontri diretti, che va a sommarsi a quello con Desio. Dal punto di vista del morale, sicuramente aver vinto la terza partita consecutivamente ci dà conferma della strada che stiamo intraprendendo, che stiamo perseguendo. E è chiaro che purtroppo la classifica è talmente corta che non ti consente di star lì a pensare, a guardare, a riflettere, anche perché sono passate poche ore dall'ultima partita e abbiamo dovuto subito preparare la successiva. Però sicuramente si sta creando anche un vissuto all'interno della squadra, non solo di up and down, montagne russe o di partite sempre con l'acqua alla gola, ma anche un mini vissuto di continuità, di fiducia, e che sicuramente ti consente di lavorare in maniera più serena. Non abbiamo tempo, ripeto, di pensare troppo alle ultime partite, purtroppo. Perché sarebbe anche bello magari godersi una settimana intera di goduria, tra virgolette, dopo una vittoria, perché il calendario già ci impone di giocare contro Salerno, che è una squadra che mercoledì ha vinto convincendo contro Crema, una partita che hanno visto anche andare, in cui sono stati anche in difficoltà all'inizio, ma poi hanno giocato con grande caparbietà, con grande qualità, e hanno portato a casa con una differenza importante a livello di scarto finale. Salerno è una squadra che è riuscita a vincere a Treviglio contro Bernareggio non più tardi di un paio di settimane fa, quindi anche in trasferta sa fare partite importanti. È una squadra che rispetto all'andata è cambiata in maniera sostanziale, perché hanno sostituito un bomber come Stasilis con un giocatore completamente diverso come Fraga, che è più un costruttore di gioco, più un giocatore cerebrale. Hanno recuperato Matrone rispetto, dopo la partita d'andata con noi, che era stato fermo un bel po' di mesi, è pienamente recuperato. E hanno cambiato assetto, giocano sempre con due handler in campo, quindi è una squadra profondamente rinnovata. Hanno inserito da due partite Agostini, che è un altro lungo che si alterna nei minuti da numero 5 con Matrone, anche con caratteristiche diverse, quindi una squadra completamente diversa. Hanno spostato Kekovic a giocare un po' più da tre rispetto al girone d'andata, quindi dobbiamo trovare nuovi punti di riferimento. È chiaro che sta a noi essere bravi, a farci trovare pronti mentalmente, fisicamente. Alla terza partita in una settimana, le ultime settimane in cui sono stati infrasettimana, la terza partita non siamo mai stati brillantissimi. Vuole essere questo un passo in avanti e un'ulteriore conferma, perché è una partita fondamentale, tanto quanto le ultime che abbiamo giocato con le spalle al muro.